cominciamo. Sì, e senza perdere tempo. Rompiamo il ghiaccio. Cominciamo. Oggi è il nostro primo giorno sul campo. Andiamo nel laboratorio del professor Alberto Cina. Raggiungiamo lui e il suo gruppo a Macugnaga, sul ghiacciaio del Belvedere, sotto la parete est del Monte Rosa. Negli ultimi mesi abbiamo passato numerose giornate a fianco ai ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino. Diati. Cosa? Diati l'acronimo, Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente. Sì, lo so. A seguire i loro progetti di ricerca nel grande campo dei cambiamenti climatici. Cosa abbiamo scoperto? Dalla cima delle montagne ci spostiamo dentro le montagne. È la passione che ci guida, capisci? Le cose le porti avanti se sei appassionato, perché ti interessano. Per andare ad indagare dal sottosuolo alla cima delle montagne, dalla città ai ghiacciai. Abbiamo dovuto costruirci lo strumento, perché lo strumento non c'era, non esisteva, ce l'avevamo nella nostra testa. Per studiare la pioggia si sono costruiti un simulatore di pioggia. Come facciamo ad adattarci al mondo che ci aspetta? Su scala internazionale è assolutamente necessario intraprendere un grande programma di ricerca scientifica e tecnologica. È un problema di chimica, fisica e tecnologia. Un problema enorme. È il problema più grande che il mondo deve fronteggiare.